Voci.fm, il sito delle voci. Un saluto a Voci.fm da Riccardo Cocciante. Sì, mi hanno chiesto di fare questo episodio. Ho trovato giusto di continuare ad esserci. Dopo, in fondo è la canzone che rappresenta Toy Story, no? Un amico in me. Esserci era importante perché è una continuità. Oltre alla nuova canzone che ho cantato, ma io trovo che è bellissima questa canzone e ridico ancora questo ricordo con Fabrizio Frizzi. È veramente un ricordo splendido, meraviglioso, questo duo, perché questa canzone esisteva in due versioni: c'era la versione tutta cantata da me e quella invece divisa con Fabrizio. Bellissimo, Fabrizio mi ha dato la sua anima. Come Riccardo, grandi canzoni d'amore, opere come Notre Dame, eccetera, eccetera, e infine cantare per i bambini, in questo caso com'è? Senti, allora, le mie non sono sempre canzoni d'amore, pensano sempre, sono canzoni di sentimenti, e questo l'ho sempre detto, e poi sono allegoriche, non sono mai descrittive. I bambini, ma io ho fatto una versione. Ho messo in musica Le Petit Prince di Saint-Exupéry, quindi i bambini li conosco bene, sono andati in scena i bambini e li adoro. Trovo che hanno questa spontaneità che noi forse abbiamo perso, che dovremmo recuperare. Da artista forse bisogna saper rimanere bambini il più lungo possibile per meravigliarsi delle cose ancora che abbiamo intorno, e ce ne sono tante. Invece ci sembra tutto così ovvio. Mi piace del bambino la sua facilità di esistere sul palcoscenico, cosa che per noi diventa sempre più difficile. Più si va avanti nel tempo, per me per esempio diventa sempre più difficile salire su un palcoscenico, questa ansia aumenta sempre di più, invece i bambini salgono su come meraviglie e sono così spontanei, ecco, li adoro. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm, gratis su App Store e Google Play.